Buonasera, grazie. Grazie dell'accoglienza. No, 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 mi viene da ridere le quote rosa. È vero, gli altri partiti hanno bisogno della riserva indiana per le donne, perché non sanno bene come gestire quella che a mio avviso è una grandissima risorsa. Lo so, so de donna, quindi potrebbe sembrare, ma pensate quanto è importante il ruolo della donna nell'attuale società. Io ultimamente sono entrata a far parte della commissione femminicidio, perché questa è una società che sta dimenticando veramente anche il senso e il rispetto dell'essere umano. Noi stiamo subendo un'involuzione, invece che un'evoluzione, questo paese sta regredendo, sta perdendo anche di vista quelle che sono le cose più importanti, e così ci troviamo di nuovo in una commissione dove si discute se, e avete visto quello che ha fatto il Partito Democratico, che ha deciso che il risarcimento per gli orfani di un femminicidio va tra gli 8.000 euro e qualcosa in più, e il risarcimento per uno stupro siamo intorno ai 4.000 euro. Questo, scusate, esula da quella che è una campagna elettorale molto territoriale, sulla quale poi torneremo, però è stato quell'ulteriore schiaffo in faccia che ci dimostra quanto la politica che ci sta governando ormai non abbia più veramente il senso di che cosa è importante nella vita di una persona. Hanno fatto un po' come il supermercato, hanno messo a saldo quello che sono le violenze, quelle che sono il dolore, quello che una donna può subire. E allora, quando tu ti vedi spiattellato su una legge che, se subisci uno stupro, il Partito Democratico pensa che per te il giusto risarcimento è 4.000 euro, beh, non chiedete di confrontarmi con queste persone su altri temi, perché chiedono tanto il rispetto delle istituzioni, ma se queste sono le istituzioni, io il rispetto non posso portarglielo, mi dispiace. Mi dispiace veramente. E mi dispiace ancora di più che gli italiani abbiano un pochino la memoria corta, per cui sento adesso tanto parlare di questa destra che sta ritornando in auge. Ieri abbiamo visto questo spottone sulle sue reti Mediaset, perché giustamente noi ci dimentichiamo sempre come sono andate le cose in questo paese, no? Come mai Berlusconi a un certo punto è diventato il RAS dell'Italia, perché si è fatto le televisioni, perché ha deciso che al posto dei Craxi doveva andare lui in Parlamento per farsi i propri affari. Da quelle televisioni ha fatto un lavaggio del cervello agli italiani, che per 20 anni hanno visto crescere i propri figli come la velina o il calciatore, però poi si ripresentano le stesse facce, e non uso l'espressione usata da un collega in Parlamento, perché a me mi hanno dato una giornata fuori dall'aula e mi hanno pure censurato, perché ho detto in maniera un po' romana: ci stanno prendendo per i fondelli. Però tra ci stanno a prendere per i fondelli e ci stanno a pià per culo, a voi che cosa rimane di più? E quando ci vuole, perché non è che tu, perché sei in un'aula, devi mantenere un determinato linguaggio, perché quelle persone sono meritevoli di un linguaggio consono. Quelle persone sono un linguaggio consono, ve la ricordate la Boldrini? Sa di solo questo. Poi tutte le porcate che fanno dal loro scranno devono andar bene. Allora tu te vedi che stanno facendo una legge elettorale incostituzionale, ti mettono 5 fiducia, ti tolgono la possibilità di parlare, tu che cosa fai? Io gliel'ho detto a Grasso, gli ho detto: Presidente, lei ce l'aveva una possibilità, si poteva dimettere prima, perché ogni cosa a suo tempo, delle dimissioni poi ce ne abbiamo un pochino le tasche piene. Gliel'ho detto: Presidente, si dimetta, vada a fare, come farà il Premier, ad MDP, perché tanto si conoscono tutti, ha fatto passare questa legge elettorale per poi fa la mossa che ti dimetti dal Partito Democratico, perché ormai ha preso una strada, sono 5 anni che non ne fa una giusta, 5 anni, te ne sei accorta adesso che ha preso una strada un pochino deviata? Abbiamo approvato le peggio schifezze, abbiamo approvato l'Italicum, che l'avevamo detto tutti, e io non lo so se mi sono persa la notizia, non so se il Presidente della Repubblica ha già firmato, non la volevo sentire, non me l'ero persa, in realtà l'ho voluta rifiutare, ho pensato: no, non è successo, non è possibile, non è vero, e invece sì,
ci ha firmato pure questa di legge, incostituzionale, perché l'abbiamo detto in tutte le salse, una legge che non consente ai cittadini di esprimere il proprio voto e di far sì che il voto che esprime sia realmente la presenza poi di quella persona all'interno del Parlamento, ma in realtà sto voto, stile pallina da ping pong, se ne va a destra e a sinistra e va a foraggiare tutta una serie di liste che non si sa manco quali saranno. A loro immagine e somiglianza distribuite in Italia a seconda di quella che sarà la posizione. E allora tu ti fermi un attimo e dici: contro chi stiamo combattendo? Anche qui, contro chi stiamo combattendo? Contro noi stessi, perché se questi hanno ancora un filo di potere è perché qualcuno di noi ancora li vota. Queste persone non le dobbiamo più votare. Se ci io sono contenta quando mi fanno, quando mi dicono che ci sono dei problemi. Lo so, è vero, ho scritto un tweet dove ho detto: ma dove vivevate tutti in Svizzera? Perché un conto è farmi presente che ci sono dei problemi, un conto è che tu te lamenti solo, che te lamenti a fa se li voti, se l'hai votati poi te li tieni con i problemi che ci hanno dato per 40 anni. Non puoi votare loro e poi venite a lamentare da me. Perché quelli che ci hanno votato lo sanno, noi non abbiamo mai fatto promesse, noi abbiamo sempre detto: sarà dura, sarà durissima, sarà da cambiare tutto, abbiamo bisogno di voi là fuori come noi qua dentro. Invece che hanno fatto? Prima hanno messo la voto alla croce sul PD, poi vengono da te e dicono: ma non funziona. Ma perché? L'hanno detto loro, non l'ho detto io, se non sto cercando di mantenere il linguaggio consono. No. Ma... no, signori miei, cioè, io li vedo tutti i giorni, sono 5 anni che mi vedo passare davanti a partire dalla destra con Formigoni che c'ha più denunce, ha preso più, non lo so, guarda, proprio una di quelle persone che tu dici: ma perché stai qui? Ma perché? Io il primo delinquente vero che ho visto l'ho visto dentro al Senato, si chiamava senatore Cariddi. Un giorno fanno un'aula dove dicono che bisognava decidere, votare per l'arresto di un senatore. E allora tu dici: come l'arresto di un senatore? Fanno questa istruttoria e ci vengono a dire che questo era a capo della cupola mafiosa, dell'andrangheta, della roba. E tu stai sdraiata così, attaccata alla sedia e pensi: cazzo, io vivevo a Quarticciolo e pensavo di conoscere i delinquenti. Sono dovuta entrare in Senato per conoscere veramente chi erano i delinquenti. E allora, quando ci guardiamo tra di noi e pensiamo: forse non siamo in grado, forse siamo impreparati, forse siamo troppo giovani, siamo inesperti, ma siamo puliti, non abbiamo alle spalle tutta la roba che c'hanno loro. Ma secondo voi, quando per farsi una campagna elettorale tirano fuori 200-300 mila euro, ma che cosa li tirano fuori a fare? Per poi andare a fare i vostri interessi o per farsi ritorno in tasca il doppio e il triplo di quello che hanno speso? Così funziona. In Sicilia sta accadendo una cosa disgustosa, l'arroganza del potere, l'arroganza, ma come qui, l'arroganza di chi ha distrutto un municipio e adesso fa gli endorsement a chi vorrebbe questo municipio comandarlo. Come lo vuoi governare? Nella solita maniera? Era semplice andare in continuità col passato, era semplicissimo. Entravamo in comune, facevamo una serie di deroghe, c'erano le varie cooperative, dei Buzzi, dei Carminati, quelli che si sono magnati tutto, e facevi continua la macchina. Soppicava un po', ti attappavano una buca, ti mettevano a posto un lampione, e poi tra un anno cosa sarebbe accaduto? Ci serve un po' più tempo, non c'era una gara d'appalto fatta come Cristo comandava, non c'era nulla affidato con le regole che dispone la legge, non c'era niente. Questa era una città che funzionava per i rifiuti con una stretta di mano, e poi con chi? Con Ceroni, dai una stretta di mano. Questa è Roma, questo è il paese. Questo è come ha funzionato. Allora che cosa vi devo dire? Che sarà semplice? Che in un anno e mezzo dovevamo rimettere, che ne so, pure le lampadine a casa di mia nonna? No, non gliela sa fa, non gliela fa. 8.000 chilometri di strade. Ma me vuoi dal tempo almeno da asfaltarle e poi mi dici se l'ho fatto o meno? Ma almeno dammi il tempo! Invece hanno giocato a freccette col Movimento 5 Stelle. Ogni cazzata che fanno loro sui giornali ci stiamo noi. Tutto, e funziona tutto così. Loro fanno le peggio porcate, a quelli li indagano per mafia, per le stragi di mafia del 93, e noi stiamo un giorno sui giornali per un tweet. Avrà scritto pure una minchiata, ma è un tweet, quelle sono stragi. E allora?
E allora io, come facciamo ogni volta che ci presentiamo davanti ai cittadini, non ci presentiamo come politici, non so, politica è passata alla storia, e dopo 5 anni sono felice di non dire ancora che sono un politico, se il politico è colui che viene da te e te promette di darti 50 euro se gli dai il voto. Io il voto vostro non lo voglio se non siete disposti a mettervi in viaggio con noi, in viaggio verso un sogno. Sarà difficile, sarà dura, non ci vorrà un anno, forse ci vorranno 2, 3, 5 anni, ma il paese si può cambiare e si cambia solo se noi togliamo dalle mani di queste persone il potere che gli ha permesso ad oggi di venire e di dire ancora che ci pensano loro. Se non pensiamo noi a noi stessi, a noi non ci pensa nessuno. Io questo è l'unica cosa che posso lasciare nelle mani di una persona meravigliosa che è Giuliana De Pillo, che io conosco da 10 anni. Non è un endorsement, ma è veramente la voglia di poter augurare a un'amica, a una persona che ha dato tanto al movimento e che può dare tanto, tantissimo a questo municipio. Io la conosco perché abbiamo fatto un pezzo di strada insieme quando non eravamo nessuno, quando il Movimento 5 Stelle probabilmente era la presa in giro su tutte le televisioni del comico, di vedo Roberto Di Palma, oggi consigliere al Comune, ragazzi che non avevano nessuna voglia di fare i politici, volevano dare una scossa al sistema, volevano andare lì e dirgli ma santo Iddio, ma se l'acqua è pubblica, ma perché la vuoi privatizzare? Ma se non c'è lavoro, perché stai delocalizzando? Facevamo delle domande banali alle quali nessuno ci ha mai risposto. E allora abbiamo dovuto armarci di forza e coraggio, che non è sta qui su un palco, è quello ogni giorno di andare a combattere per le cose nelle quali crediamo e nelle quali io spero crediate ognuno di voi. Io veramente vi ringrazio per essere qui stasera, vi ringrazio per aver avuto voglia di condividere con noi questo momento e lascio a 2 anchorman meravigliosi che ci hanno aiutato anche a Marino, e un saluto grande a voi, grazie Ossia, grazie per quello che sapete fare per noi, grazie. Saluti.